Abbiamo voluto riportare qua, finalmente su un punto vendita vero e fisico, quella, l'esperienza che il consumatore ha considerato quella più efficace e rispondente alle proprie esigenze, ovvero quella di recuperare, e qua lo faccio vedere, attraverso le informazioni, puntando semplicemente con la mano, avere la possibilità di avere informazioni sui prodotti che solitamente non riesce a avere nel pubblico, ovvero la possibilità di avere valori nutrizionali, la provenienza, dati allergenici che comunque in genere le informazioni non ci possono essere. Questa è un'esperienza matura, è un'esperienza che il consumatore percepisce con molta piacevolezza e sicuramente è il punto di partenza. La volontà con Coop è quello di far evolvere questo supermercato affinché non resti un supermercato, un punto vendita statico ma dinamico, che significa che legga il comportamento del consumatore e le sue abitudini e faccia sì che le esperienze che noi identificheremo saranno sempre più personalizzate. Un domani che non è un dopodomani, vogliamo identificare il consumatore all'ingresso, vogliamo seguirlo nel suo percorso d'acquisto e vogliamo fargli trovare l'assortimento che più risponde alle proprie esigenze. E un domani, magari non troppo lontano, perché no, facilitargli anche il pagamento, probabilmente attraverso un self-scanning che abbia integrato il pagamento stesso ed eliminando le casse, perché no?